Ciao pagliacce e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti in questo nuovo video. A proposito anche di pagliacci e pagliacce, perché ci saranno molti collegamenti in questo video, per cui non voglio spoilerare niente, non voglio andare a dire niente, perché ci saranno, diciamo che questo è un episodio molto speciale, dato che ormai ragazzi siamo arrivati verso i 100 e passi episodi. Adesso cerco di sfornarvi delle vere bombe nella vita da calciatore e da bambino. Quindi benvenuti in questo nuovo video. Caricati, state tutti carichi a bomba, caricatevi, non lo so, spaccate qualcosa, prendete una matita, mettetevela in gola, buttate un pacco di fazzoletti giù dalla finestra, non lo so, ma caricatevi a bomba, perché ragazzi Ronaldo Junior oggi forse fa sera la sua notte più brutta della sua vita. Quindi non vi aggiungo altro, perché sicuramente l'avrete anche capito dal titolo. Per cui quello che vi chiedo io è: mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché stiamo per partire con un bel video e sicuramente a molti di voi piacerà, perché vedrà riunite molte molte cose. E io direi che possiamo partire subito, anche perché vi ricordo che a fine video, sotto gli ultimi di voi, trovate il mio Instagram in descrizione, @realentony, per essere salutati, quindi ricordatevi. Benvenuti su questo nuovo video. Forse per Ronaldo Junior non sarà poi così tanto bello, però voi che mi state guardando dall'altra parte sicuramente a voi potrebbe piacere molto, anzi moltissimo, dato i personaggi che troveremo e soprattutto le occasioni in cui le troveremo. Allora, intanto vi faccio guardare un attimo della situazione che sta vivendo un attimino Ronaldo Junior. Ragazzi, sono all'osservatorio Galileo vicino casa, vedete casa mia è quella ormai, vabbè penso si conosca, e sono venuto a fare qui una passeggiata al tramonto, perché sinceramente ragazzi in questa giornata sono molto molto triste, cioè Ronaldo Junior è triste. In ogni caso ora tornerò a casa, anche perché mamma e papà ragazzi purtroppo non ci sono, sono andati fuori a cena, per una cena di lavoro con papà, e quindi potevo andare con loro, ma ragazzi ho preferito rimanere a casa. E più devo andare comunque a letto perché domani ho scuola, quindi devo comunque andare a letto presto per un orario decente. Che starò da solo in casa. Sì, ci saranno le guerre dell'FBI, ci sarà la governante, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, mi dà fastidio rimanere da solo. Non è il massimo, soprattutto per un bambino come Ronaldo Junior. Ragazzi, non è per niente il massimo. Per cui forse dovremmo entrare a casa, chiudere il cancello 200 volte in modo tale che non si apra. Si chiude? Ok, forse ragazzi dovevo farlo chiudere alle guerre dell'FBI. Oppure volendo posso prendere la Porsche di papà, la Ferrari di papà e andare in giro, spaccare tutte schiere. Però come vi ho già detto mi sono alzato scazzato oggi ragazzi, quindi non ho seriamente voglia di fare niente. Il tempo è una merda, tra l'altro tra un po' pioverà sicuramente, per cui voglio dire non c'è niente da fare oggi. Allora, adesso sicuramente mi preparerò la cena, perché sono le 10:30, che cazzo sto dicendo, raga? Sono le 9:30. Sapete cosa non vi ho detto? Che questo video potrebbe essere una rimpatriata di horror puro. Qui, vabbè, quindi ragazzi, no, se avete paura chiudete il video adesso che siete ancora in tempo, perché dopo dovete guardarlo tutto fino alla fine, porca miseria. Perché fa paura veramente. Cioè darebbe veramente fastidio, paura, sensi di colpa, depressione, nausea, oh mio Dio, schere, aiuta! In ogni caso, sarà una figata pazzesca, perché avrai il coraggio di guardarlo fino alla fine, porca miseria. Subito a letto a dormire e spengo tutte le luci del corridoio, eccetera, eccetera. Ho 5 minuti tempo di spegnere tutte le luci e vado a dormire. Ok ragazzi, spento tutto, non ci vedo una mazza, non so da dove sto andando, forse è qui il divano, ok, perfetto. Mettiamoci... Sento dei strani rumori. Sarà la pioggia, avrà iniziato a piovere forse. Sì, infatti, ragazzi, è iniziato a piovere e anche dei goccioloni assurdi. Madonna mia, che tempaccio! Mamma mia, è da proprio da internarsi in casa e dormire tutta la notte, porca miseria. È meglio mettersi a letto, fare un riposino e dormire un po'. Beh, ragazzi, io direi di lasciare il nostro piccolo Ronaldo Junior ai suoi sogni, ai suoi bellissimi... Oddio, ma sento dei rumori? Forse sarà l'acqua, raga. Vabbè, c'è un tempore della Madonna fuori. Lasciamo Ronaldo Junior ai suoi riposini, ragazzi, perché adesso ovviamente devo dormire, che domani abbiamo scuola. Che cosa succede, ragazzi? Sento dei rumori al piano di sopra. Oddio, ragazzi, non mi voglio alzare adesso. Ronaldo Junior, mi sa che devi alzarti. Ho sentito dei rumori al piano di sopra. Ragazzi, armati dell'unica cosa che ci può aiutare, andiamo un momento al piano di sopra, perché ho sentito dei rumori di merda e non vorrei ci fosse qualche intruso di merda. Sia un ladro, qualcuno. Chi c'è?
Ecco perché la poverina si sentiva sola, c'era il temporale, ma il temporale sembra sia passato e poverina aveva paura. Ragazzi, sperando che non ci siano altri rumori, altre interferenze, io direi che forse a questo punto conviene anche andare a vedere fuori dal cancello, vedere se c'è qualcuno, non si sa mai, magari le guardie non l'hanno sentito. E raga, la situazione sembra ok, il cancello è chiuso, quindi fatemi avvicinare meglio, ancora c'è qualcuno nascosto. Boh ragazzi, che volete che vi dica? Mi sono appena girato per vedere se ci fosse qualcuno nel cancello dietro non c'è nessuno, sono comunque mezzanotte e 39, devo tornare immediatamente a letto ragazzi, devo tornare subito a dormire, anche perché poi si fa tardi, ciao guardie, si fa tardi, strano che non mi hanno risposto, mi rispondono sempre anche quando dico ciao a Sdrogo. Ok ragazzi, direi che possiamo stare tranquilli, era solo Rex che si stava agitando, aveva paura del temporale, possiamo tornare in camera nostra a dormire. State negli occhi aperti, c'è qualcosa che non va e forse dovrei alzarmi a bere un bicchiere d'acqua, non so. Oh, che cazzo, oh, che sta succedendo? Oh, oddio. È vuota la stanza. Ma che cazzo? Oddio, ma. Oh, oddio. Che diavolo ci fa qui? Pennywise, ragazzi. Ma It l'avevamo sconfitto un botto di tempo fa. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Che vuole da noi? Che. Oddio, ma questo è Momo. Via. Jason, cosa? Che sta succedendo? Oddio, ragazzi, sono circondato. Oh mio Dio. Che volete da me? Che diavolo volete da Ronaldo Junior? Aiuto, aiuto, mamma, papà Ronaldo. Oddio, ragazzi, che sta succedendo? Fatemi uscire, non riesco a uscire. Andate via, oh mio Dio, che sta succedendo? Ma come siamo arrivati qui? Oh mio Dio. Ragazzi, c'è, è ripreso un temporale con della pioggia pazzesca che sembrano meteoriti, no? Non pioggia. Oh mio Dio ragazzi, questa cava me la ricordo molto più che bene, forse la ricordate molti di voi, sicuramente la ricorderanno. Ma come ci siamo arrivati qua? Ragazzi, non ti ho visto una persona, forse è in pericolo perché io dovevo. Papà! Ma è papà! Ehi papà! Papà! Sono io! Papà? Ma che diavolo? Ah, ma sono i tuoni, ma dove, raga, fanno venire dei spaventi assurdi. Ok ragazzi, a quanto pare erano semplicemente i tuoni. Allora, papà, dicevo. Oddio! Eight! Oddio, scappa, Ronaldo Junior, scappa, scappa, perché sei scappato da dentro? Via, 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 via! Oddio, sto correndo al buio, ragazzi, sto correndo al buio. E non mi dimentichi di dove sto andando, Ronaldo Junior, non ti entrare qui. Oddio, ci sta ancora seguendo? No, 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 no! Corri! Via, Ronaldo Junior, via! È lì che ci aspetta, è lì che ci aspetta! Altra scelta che dovremmo tornare indietro. Oddio! Vedo tutto nero, ma che? Oh mio Dio, che cosa brutta! Che cosa brutta! Siamo in città. Il temporale è pazzesco, è assurdo. Ci sono dei tuoni realistici al massimo. Oh mio Dio, ragazzi, devo trovare un riparo successivamente. C'è troppa pioggia. Poi non c'è nessuno. Ragazzi, corri, Rodo Junior, corri e non voltarti. Corri e non voltarti. Ragazzi, sei un incubo. Sei un cazzo di incubo, vi prego svegliatemi. Cacchio di incubo, vi prego svegliate Ronaldo Junior. Sono in tre che mi stanno rincorrendo, gli altri sono immobili, fermi. No, ragazzi, non ce la faccio più. Ragazzi, è troppo pesante per me, troppo un incubo, io mi butto. Buttati Ronaldo Junior, buttati, magari finisce tutto. Oddio. Cioè, mi sono buttato, ho sbattuto la testa e mi sono risvegliato così. In ogni caso ho trovato un riparo ed è questo quello che conta. Ok, ragazzi, i miei occhi si sono abituati al buio. No, no, no. E che ti avvicini a fare, Ronaldo Junior? Perché ti stai avvicinando? Ehi, ragazzi, è lui. Ti prego, non farmi del male. Ti prego, non farmi del male. Madonna. Ok, ragazzi, quello sguardo fa più paura della paura messa insieme alla paura. Oddio, oddio mio, forse dovrei andarmene. Ma che? Ragazzi, sento un calore in tutto il corpo. Ma che ca. Ragazzi, non ci credo! Sto andando a fuoco! Sto andando a fuoco! E ti prego, fammi smettere! Oddio, morirà così! Oddio! Siamo morti massacrati con It che ci guardava! Ragazzi, Bertinci Bacco! Sono cagato addosso, mio Dio, mio Dio, mio Dio, non ci sto capendo niente. Siamo in. Ma dove siamo? Non riesco a capire, sembra che siamo in una foresta. Aspetta, ancora la torcia, c'è la torcia, ce l'ho ancora. Ok, ragazzi, sta piovendo a dirotto, sembra che siamo in
una foresta perché qui ci sono dei tronchi. Mi scusi, signore? Mi scusi, signore, potrebbe darci una mano? Ma ci sono due persone. Oh, forse no, si è sentito male. No, 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 no. Oddio, non sarà mica acceso. Cisi, non so dove correre. Ho paura, ragazzi, sono spaventato, sono bagnato, non riesco a correre, mi fa male anche la gamba. No, perfetto, devo anche sbattere un altro, ragazzi, non vedo niente. No! Oddio! Ci ha ucciso! E come? Ma ci siamo ritrovati qui al McDonald's, non ho idea di Burger King, quello che sia, forse questo è il nuovo McDonald's, non lo so, quello che hanno aperto, da cui vorrei tanto andarci. Ma, oddio, finalmente una persona. Mi scusi, signore, avrei tanta fame, mi può dare un hamburger, per favore? La prego, sono un bambino affamato. Grazie, grazie. Ok, ragazzi, ci stiamo mangiando un hamburger sperando di recuperare le energie e speriamo che non succeda a null'altro di brutto. Sì, un altro, grazie, signore, un altro. Questo, signore? Ma che? No, un altro pagliaccio, ma... Oddio, ragazzi, ma questo è Ronald del McDonald's, l'icona classica... Oddio mio. No, no, no. Questa cosa mi fa molto paura. Molto paura. Oddio, posso dovrei uscire da qua? Dovrei uscire. Usciamo, 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 via, oddio. Oddio! Oh, oh mamma. Papà? Ci sta chiedendo scusa se abbiamo fatto tardi. Ha detto papà, scusa, non aggiungo se abbiamo fatto tardi, ma aveva una cena importante. Voglio dire, ma che ore sono? L'una e 17. Ma... Ok, ragazzi, ci sto capendo niente. No, papà, tranquillo, non ti preoccupare. Ok, ragazzi, sembra che eravamo in un incubo e che l'incubo sia finito. Sì, papà, tranquillo, tranquillo, vai sì. A dormire. Vai pure a dormire, tranquillo, grazie, papà. È che non mi sentivo tanto bene, avessi sentito urlare, sì, tranquillo, ero io. Quindi, a quanto pare era solo un incubo e... Penso sia passato, mi sono girato, non c'è nessuno, perfetto. Ok, ragazzi, bene, quindi un altro giorno ho avuto veramente a che fare, quindi se il video vi è piaciuto a bomba, mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video con Ronaldo Junior. Soprattutto un like a bomba, ragazzi, meritato. Se vi è piaciuto l'incubo in cui si è trovato Ronaldo Junior e quello che ha dovuto affrontare il nostro povero Ronaldo Junior senza manco rendersene conto. Comunque, in ogni caso, ragazzi, grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Grazie per la visione e saluto gli ultimi di voi velocemente su Instagram. Saluto gli ultimi di voi, saluto Simo Sharma, Antonio 07, Ciprian Drago 43, Phil Baldi e infine Staglia Monte. Questi sono i bomber che ho salutato quest'oggi, ragazzi. Quindi se anche volete essere salutati da Ronaldo Junior, fate come fa lui, che viene a seguirmi qui sul suo Instagram, che trovate sia il mio sia quello di Ronaldo Junior giù in descrizione. Quindi basta che ci seguite, mettete mi piace e potete avere la possibilità di essere salutati nei prossimi video. Bene, direi che per l'incubo di Ronaldo Junior è tutto. Spero veramente, fottutamente, che vi sia piaciuto questo bellissimo video. Qua è Megozzo e ci becchiamo prossimamente al prossimo video. Prossimo, 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 prestissimo video. Ciao!